Salve a tutti operatori e bentornati sulla Rainbow Six Italian Community. A parlarvi è il solito Mute. Finalmente abbiamo tutti i dettagli sulla prossima patch, la 3.3.2, in arrivo su tutte le piattaforme. Tranne la data, quella non ce l'abbiamo ancora effettivamente, ma nell'istante in cui sarà ufficiale la troverete sul nostro profilo Instagram, che vi lascio giù nel primo commento. Alcune cose le sapevamo già e ve ne ho parlato nei video precedenti, quindi tenete d'occhio le schede che compaiono in alto a destra, che servono a rinfrescare scarvi la memoria. Ieri sera inoltre abbiamo raccolto le vostre domande, quelle che avreste voluto rivolgere agli sviluppatori di Rainbow Six, sia sulla nostra pagina Facebook che sul profilo Instagram, in modo da farle leggere proprio al team di sviluppo, che ha dedicato la serata a rispondere ai quesiti dei player di R6 su Reddit. Nella seconda parte di questo video vi parlerò delle informazioni più importanti emerse da questa sessione di domande e risposte. Cominciamo! La 3.3.2 su console conterrà anche tutte le risoluzioni di bug e glitch apportate con la patch 3.3.1.2 solo su computer la scorsa settimana. Come al solito sono stati resi pubblici i grafici che indicano il bilanciamento dei vari operatori. La lettura è molto semplice: più un operatore è in alto, più è elevata la percentuale di round vinti quando è presente nel team, indicata come delta vittorie. Più un operatore è spostato verso destra, maggiore è il numero di round in cui viene scelto. Un esempio: Ashe è quella più utilizzata, ma il suo delta vittorie non è altissimo. Finca al contrario conta quasi la stessa percentuale di vittorie, ma è la meno utilizzata. In difesa invece abbiamo Rook con una percentuale vittorie altissima. Aluch, tu ne sai qualcosa. E Castle esattamente sul versante opposto. Quando lo si utilizza non si vince quasi mai. Per quanto riguarda i buff e i nerf degli operatori, abbiamo innanzitutto il depotenziamento di Clash, di cui vi ho già ampiamente parlato nel video precedente. La velocità dello switch tra scudo e arma è stata ridotta, la ricarica dell'abilità inizierà dopo 2 secondi e non più dopo uno solo, e gli attaccanti riotterranno piena velocità di movimento dopo mezzo secondo dall'ultima scossa. Prima era un secondo e mezzo. Guardando il grafico, si potrebbe erroneamente pensare che Ubisoft stia andando a nerfare un operatore che ha già un delta vittorie molto basso. Al contrario, però, questa grossa modifica sarà una soluzione al problema. Clash è usata nel modo sbagliato rispetto a ciò per cui era stata programmata. La Ubisoft la vede come un operatore dipendente dal gioco di squadra, non da roamer, ed è convinta che queste correzioni la porteranno ad un impiego più intelligente. Era evidente a tutti che il rinculo dell'alda di maestro fosse sbilanciato, soprattutto in hipfire, cioè senza mirare. La Ubisoft ha deciso di allinearlo con quello delle altre mitragliatrici già presenti in gioco. Al contrario, un po' di amore per l'SMG-11, la secondaria di Smoke e Sledge, e per il Vector di mira. Il rinculo verrà ridotto per entrambe. Quanto vi ho detto adesso sarà presente nella patch 3.3.2, ma nel frattempo la Ubisoft sta lavorando anche ad altri due operatori, per i quali vedremo modifiche in futuro. Il primo è Lion, evidentemente un operatore super sbilanciato. Uno sviluppatore sta vagliando varie possibilità. Una soluzione eliminerebbe del tutto la raccolta di informazioni da parte del gadget, mentre un'altra attiverebbe un ping come quello di Jekyll. Avremo comunque maggiori informazioni quando avranno deciso sul da farsi. Stesso ragionamento per Glaz, che al momento ha quasi perso il suo ruolo da cecchino, diventando più un pusher. In questo caso però sono più vicine alla soluzione e la testeranno quanto prima pubblicamente. Questo era il comunicato ufficiale di Ubisoft, ma come vi dicevo ad inizio video, tre membri del team di sviluppo hanno risposto alle domande degli utenti su Reddit. Alcune di queste ce le avete scritte anche voi nel post dedicato sui nostri social. Fatevi riconoscere nei commenti. Dunque, il rework di Thatcher di cui avevamo già parlato sta richiedendo più tempo del previsto perché toccherà vari sistemi e aspetti del gioco. Personalmente sono curiosissimo perché spero tratteranno bene il mio main. Quello di Tachanka deve essere fatto invece sia per motivi di bilanciamento sia per ragioni tecniche, poiché il suo gadget è motivo di numerosi bug ogni season. Ciò però non succederà nel breve periodo, poiché ad avere la priorità sono altri operatori. Tra questi ad esempio c'è proprio Lion. Per lui non si tratta di un semplice nerf, ma di una soluzione per rendere meno frustrante la sua abilità. Bilanciare Frost è abbastanza complicato. Avevano valutato la possibilità di rendere più resistenti le sue trappole, così da non essere distruttibili in quei pochi istanti in cui si scavalca una finestra, ma la cosa non è fattibile perché in troppi punti quel tipo di movimento è l'unica soluzione possibile per romperle. Il buff per Castle è in programma già da un po', ma non ha alta
alta priorità. Credo sia cambiato qualcosa per il team di sviluppo, dato che qualche settimana fa sembrava addirittura d'arrivo. Stanno valutando la possibilità di potenziare anche un po' Finca, ma ci toccherà aspettare per quello. Un utente ha suggerito di introdurre il voto per il site da difendere anche in libera, o almeno la possibilità di sapere prima dove verrà posizionato l'obiettivo. Il team ha semplicemente risposto di essere d'accordo, con tanto di emoji con l'occhiolino. Inoltre hanno ammesso senza alcun problema di essere stati fin troppo lenti in passato ad introdurre nuovi nerf e buff, ma hanno aggiunto che con gli ultimi aggiornamenti sono stati implementati dei sistemi per rendere il processo molto più rapido. Nel frattempo stanno anche lavorando a qualcosa per limitare le combo definite tossiche dagli utenti, Lion più Doccaebi per fare un esempio. Ne sapremo di più in futuro, ma probabilmente in questo ragionamento rientra il fatto che vorrebbero introdurre alcuni elementi del pick and ban anche in ranked, ma non hanno ancora deciso quali aspetti inserire e quali no. Anche Capitao potrebbe ricevere qualche piccolo potenziamento in futuro, ma qualcosa di non troppo invasivo. Come prevedibile stanno tenendo d'occhio Maverick, ma è troppo presto per sbilanciarsi. Per quanto riguarda Fuse invece sono certi di voler modificare il suo gadget per renderlo più potente. Al momento l'utilizzo delle Cluster Charge risulta sempre fin troppo rischioso rispetto al risultato che si ottiene. Questa ce l'avete chiesta in tantissimi, per ora purtroppo il B-Ring di Echo e Ibana a parer loro è bilanciato, non necessita ulteriori modifiche. Un utente ha chiesto quali fossero gli operatori con cui hanno fatto più errori, sono certo voi conosciate già la risposta, ovviamente hanno nominato Lion, BB e Ela. Anche questa l'avete scritta una marea di volte, ebbene sì, stanno lavorando parecchio ai problemi degli operatori con scudo, soprattutto dall'introduzione di Clash che ha aperto nuove prospettive. Vorrebbero principalmente rivedere lo scudo in sé come un gadget non letale e sanno anche di dover migliorare alcuni aspetti di Blitz e Montagne. Stanno pensando di introdurre delle alternative ad Ashe, Jäger e Bandit, che al momento sono probabilmente gli operatori più semplici e piacevoli da utilizzare, fin troppo aggiungerei. Per quanto riguarda Alibi hanno confermato che a causa di limitazioni tecniche non sarà possibile introdurre skin, uniformi o copricapi per i suoi ologrammi, ma hanno aggiunto che modifiche per alcuni operatori potrebbero rendere i suoi gadget più appetibili. Qualcosa in arrivo? Stanno lavorando per rendere più consistente il fumo delle granate tossiche di Smoke e hanno testato alcune cose definite folli per migliorare Caveira, ma al momento è abbastanza bilanciata e non reputano necessario modificarla nel breve periodo. Arriveranno anche alcune migliorie al sistema e alle interfacce. Lo scopo è sempre quello di rendere più piacevoli i vari aspetti del gioco. Qui termina il mio super recap della situazione, mi hanno fatto parlare davvero parecchio, quindi direi che questo video meriti un botto di like, non deludetemi. E noi, come al solito, ci vediamo alla prossima. Say you like that.